Ciao a tutti, Vuttana Visione, Captain America Civil War. Nuovo capitolo, nuova puntata di questa serie cinematografica chiamata Marvel Cinematic Universe, un film attesissimo, un film che sta incassando come al solito cifre da capogiro, ma che a me personalmente non mi ha convinto fino in fondo. C'è da dire però, e logicamente come sempre questo è un mio parere, non impongo nulla a nessuno, sia chiaro, è sempre una mia visione di come vedo e sento un film. Avrei voluto essere sorpreso un po' di più, questa è la cosa che mi è rimasta in testa alla fine. Il film mi è piaciuto, non mi è dispiaciuto, l'ho visto molto volentieri, me lo riguarderò più avanti, però non mi ha esaltato, non mi ha fatto saltare dalla sedia, mi ha fatto... Ci sono un paio di momenti molto interessanti, un paio di sorprese belle, un paio di cose intense, di svarioni emotivi, però sono troppo pochi e durano troppo poco. Il film è un film un po' strano, secondo me, io l'ho definito eccessivamente superficiale, anche perché in questo periodo sto guardando intensamente la seconda stagione di Daredevil, che è una roba di un'intensità, di una crudezza, secondo me quasi la serie perfetta, scritta divinamente, molto complicata, molto lunga, tutti i personaggi li svisceri in continuazione, vai dentro al personaggio, cosa che invece logicamente in un film di due ore e mezza non puoi fare, no? Però comunque questa necessità c'è sempre da parte dello spettatore. Io ho necessità di provare empatia con i personaggi, cosa che è successo in Avengers, e da lì in poi non è quasi più successo. Appunto, quindi un film un po' superficiale. Questa, per di più, c'è una cosa molto strana che non è che non ho compreso, però proprio non... Boh, non ci sta. Quello che non comprendo è, e qui torniamo al discorso del fatto di chiamarsi Captain America Civil War, che è un film dedicato a Captain America, quindi come fai a chiedere Team Cap o Team Iron Man, santo di Dio? E infatti il personaggio più centrato, più sensato, più coerente con le sue scelte è inevitabilmente Captain America. Ma guarda te che storia stranissima, cioè è l'unico personaggio con cui io mi sento di stare, ma non tanto perché non mi piaccia Tony Stark o perché io creda che i supereroi debbano essere rivelati, no, mi frega un cazzo, io sto con Captain America perché in questo film è il suo film ed è il personaggio più sensato insieme a Bucky, insieme a Winter Soldier, che del resto è la nemesi, il miglior amico nemesi di questo film, che è un'ottima cosa. Winter Soldier in questo film è spettacolare. Questo Age of Ultron 2, perché praticamente è il continuo, è la diretta conseguenza dell'ennesimo disastro dei Vendicatori, anche se questo non è Vendicatori, è il sequel di Winter Soldier, perché è Captain America il secondo capitolo, e quindi è questa cosa un po' strana. Purtroppo però il colore, più che essere il colore di Winter Soldier, che funziona alla grande, è un po' più il colore di Avengers Age of Ultron, che a me è piaciuto, ma c'ha probabilmente gli stessi difetti. È molto superficiale, è troppo superficiale. Ci sono certe cose veramente molto carine, ma principalmente è un film che non ti lascia un granché alla fine, capito? Compreso anche le scene dopo i titoli di coda, non vi dico nulla, ma per me potete anche tranquillamente andarvi a casa, non guardarvi, perché non vi raccontano più di tanto, ok? Ve lo spoilerò, ci dicono che uscirà Spider-Man quest'altro anno. Wow, bellissima sta cosa, nessuno lo sapeva. Ok, andiamo oltre. Vi dicevo, Captain America quindi è il centro del suo film, logicamente, inevitabilmente. Poi c'è Iron Man. Iron Man è il personaggio più amato, è colui che ha portato Tony Stark, Robert Downey Jr., Iron Man, è colui che ha portato successo, ha portato alla ribalta tutto questo mondo. Iron Man del 2008 ha sbancato tutto nel senso emotivo, nel senso mentale, insomma è stata una grande sorpresa e da lì si è accesa l'amicizia di questo mondo. Qui ne esce male, ma non tanto per le sue scelte, che possono essere anche coerenti con tutta la storia del film, ma ne esce male perché inevitabilmente è il
coglione del film. Parliamo di un personaggio che in questa finzione filmica è un genio incredibile, ha rivoluzionato il mondo con la tecnologia, è uno degli eroi più potenti della Terra, ha salvato il mondo dagli alieni, quindi si presume sia anche uno che abbia un po' di sale in zucca. No, qui fa delle scelte del cazzo, da bambino di prima elementare, ok, va bene, è lui, Tony Stark, fa il fenomeno, fa il Regas, va con le magne, fa lo sborone della minchia. No, qui se ti trovi davanti a delle scelte così importanti, anche se le motivazioni possono starci e posso capirle, ma tu hai molto di più dietro, cioè ci avete raccontato per un sacco di film che tipo di personaggio è, e qui tutto d'un tratto manda tutto a puttane sta cosa per tornare per l'ennesima volta a fare l'imbecille. No, basta, basta, io credo che l'abbia capita. Poi la paura, ma che cazzo di paura, ma come fai a aver paura, ma che discorso è? Cioè l'ho trovato completamente fuori da ogni senso, a ogni contesto, in maniera quasi eccessiva. Quindi Team Cap tutta la vita, secondo me non dovrebbe neanche esistere il Team Iron Man, e quindi esce male perché non è il suo film. Già ne usciva male con Iron Man 3, che a me non è piaciuto per nulla, immagina qui che non è il suo film. Non capisco, secondo me vabbè, io avrei bisogno di vedere Iron Man in questo film, avevo bisogno di vedere più una spalla di Captain America con le idee diverse, ma avrei voluto una lotta più intelligente, più invece che ste scazzottate. Dovevate fare Civil War, è un fumetto che ha avuto un successo planetario, tutti si aspettavano sta cosa, ma secondo me l'avete tirato via, ecco, questa è la realtà. Abbiamo i personaggi nuovi, super interessanti, abbiamo Pantera Nera, perfetto, la perfezione, non che sia una figata del film della Madonna, ma è la perfezione, il suo inserimento, le sue motivazioni, le sue scene d'azione, il suo costume, il personaggio, l'attore, tutto perfetto, ci stava, avete fatto il meglio che potevate, meno non avrebbe avuto senso, di più non avrebbe avuto senso, perfetto. Abbiamo l'inserimento di Ant-Man, grande peccato perché proprio viene buttato dentro la mischia, la cazzo di cane, e nonostante tutto è un po' la sorpresona di questo bellissimo combattimento dell'aeroporto. Quindi Ant-Man tutta la vita, poi io sono del team Ant-Man. Poi abbiamo Spider-Man mi riservo 5 minuti velocissimamente, anche perché il tempo sta andando un po' troppo veloce. Spider-Man, tutti a esaltare sto Spider-Man, bello Spider-Man, perfetto, ci sta perfettamente, però c'è un paio di incongruenze su quello che era il fumetto, che stavolta i fan, gli super fan haters che devono tirare merda a tutti i costi, nessuno ha detto nulla. Cioè, a voi va bene che ha la zia May più figa della storia di Spider-Man, cioè quella lì è una zia May totale, globale, col cappello moro, me da dargli delle gran bot, insomma, nel senso buono della parola, cioè per di più bello il costume, molto Avengers come abbiamo già visto, bello tutto quello che volete. Però apro una piccola parentesi, avevo già aperta ma la riapro. Spider-Man di The Amazing Spider-Man 2, film criticatissimi, la merda sulla merda sulla merda, secondo il mio parere tutta la parte dedicata a Spider-Man, il costume, l'attore, le scene d'azione, è il miglior Spider-Man di sempre, questo se lo mangia a colazione a parer mio. Però chissà perché la gente non l'ha notato, è il mio gusto personale. Ok, quindi direi che è finita qui. Personaggio forse più interessante, ed è anche quello che si vede meno, è il villain. Zemo è eccezionale, Daniel Brühl, ottima interpretazione, nonostante ci sia poco, lui forse è il personaggio più concreto, più sensato, anche se la sua motivazione, tutto il suo scopo, che è molto macchinoso, ma ha una motivazione vera, di cuore, è incazzato per qual motivo, e noi sentiamo questa empatia, funziona perfettamente, proprio perché con lui sentiamo l'empatia, mentre con Cap logicamente siamo combattuti, con Tony proprio è l'imbecille bimbo minchia attacca brighe del film, che non ci stava per niente. Scusate la tosse, vi saluto, grazie mille ancora per avermi seguito questa volta, è un pochino che non mi facevo vedere, molti di voi saranno felici, molti di voi no, va bene lo stesso. Roby Rani, Vuttana Visione, Captain America Civil War, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, Vuttana che film? No, stavolta anche no.